Buongiorno Carlo e benvenuto ai nostri caffè e psichiatria. Ciao Francesco, ciao. Allora, tu sei stato fino a dicembre del 2022 responsabile di un dipartimento di salute mentale e dipendenze in Lombardia. A me farebbe piacere oggi che provassi un po' a spiegarci come funziona un dipartimento di salute mentale e quali sono, come dire, gli aspetti organizzativi che lo caratterizzano per, come dire, svolgere il suo ruolo, di, come dire, di psichiatria territoriale. Sì, grazie. Mi dai la possibilità di descrivere quello che è un lavoro impegnativo ma molto stimolante. Ho diretto fino, come dicevi, alla fine dell'anno 2022 un dipartimento abbastanza grande, un'area di 600.000 abitanti della Lombardia. L'acronimo è DSMD, quella D indica che all'interno dell'area della salute mentale la Lombardia ha deciso di ricomprendere, come molta parte dei dipartimenti nazionali, anche le dipendenze, perché vi è la necessità di fare degli interventi che siano degli interventi affiancati e, quando possibile, integrati. Quindi direzione del Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze, questo è il primo acronimo, tremendi acronimi di cui noi in psichiatria siamo abili inventori e utilizzatori, DSMD, io mi diverto sempre a dire che c'è questa D perché è molto importante, di una cosa che si chiama ASST. In Lombardia vi sono le aziende socio-sanitarie territoriali. Questo indica anche la volontà di integrare i momenti di cura ospedalieri con quelli di tipo territoriale. Questo chiaramente a noi della salute mentale fa molto piacere, perché in qualche modo ci sentiamo anche portatori di una cultura di intervento su tutta una serie di aree che hanno la necessità di una forte, integrazione. I dipartimenti in Italia sono 140 oltre, ma nel tempo si sono ridotti come numero e si sono fatti anche un po' più grandi, quindi proponendo da una parte la possibilità di integrare, di riunire, di lavorare in una visione più unitaria, ma certamente nel momento in cui i territori sono più ampi, le complessità si fanno maggiori e la fatica dell'organizzazione anche. I dipartimenti nascono, è da tempo che in salute mentale ci sono i dipartimenti, nel 1998-2000 c'è un primo progetto obiettivo con delle indicazioni specifiche dove vi è la necessità di sottolineare uno sviluppo dell'organizzazione dipartimentale del lavoro, che poi significa dotare la rete dei servizi di salute mentale di una responsabilità tecnica precisa, ma anche gestionale, che possa garantire un funzionamento continuativo ed integrato. Non dappertutto in Italia le dipendenze sono all'interno dello stesso dipartimento, però io francamente sostengo che questo debba essere un modello ampio, diffuso e capace di dare delle risposte per impedire quelle che sono le scissioni, le rotture degli interventi, le duplicazioni e le conflittualità. Ecco, ascolta, vorrei che tu provassi un po' a spiegare a chi ci ascolta quali strutture, di vario genere ovviamente, sono inserite dentro il dipartimento che è in realtà una rete di servizi, non è un unico servizio, ma è una struttura che ha un aspetto decisionale, ma a cui afferiscono tutta una serie di, come dire, di luoghi di cura diversi all'interno del discorso che sempre viene fatto del percorso terapeutico dei nostri pazienti che afferiscono al servizio ma possono godere di servizi diversi. Sì, questa è una domanda centratissima e che è alla base del modello di tipo organizzativo. Si è passati da una visione psichiatria, per intenderci, ad una visione che comprendesse, al di là della psichiatria, le altre aree del nostro sapere, un sapere condiviso. Quindi, dentro il dipartimento, io prendo come esempio quello che ho diretto, ecco, ricompresa certamente l'unità operativa di psichiatria o le unità operative di psichiatria che hanno un loro direttore, un loro primario, le unità operative di psicologia, le unità operative delle dipendenze e anche della neuropsichiatria infantile, quelle che sono dette in acronimo tremendo OMPIA, cioè le unità operative di neuropsichiatria infantile e dell'adolescenza. Ecco, è evidente che vi è poi la necessità di costruire dei ponti, dei passaggi fra tutti questi momenti.
ognuna di queste realtà poi ha un suo sistema organizzativo. Prendiamo la psichiatria, io sono psichiatra, dirigevo il Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenza, ma come direttore psichiatra. È chiaro che altrove il direttore delle dipendenze, ed è così anche, può essere un neuropsichiatra infantile, questa è la direzione che sceglie a chi affidare la direzione del Dipartimento. Dentro, per semplificare, le unità operative di psichiatria, come tu dicevi, sono ricomprese tutta una serie di sistemi di cura. I modelli sono diversi. In Lombardia l'unità operativa di psichiatria ha un suo direttore, che in passato veniva chiamato primario, è il vecchio primario, diciamo così, e al suo interno ha delle strutture diverse. Noi li chiamiamo i centri territoriali centri di salute mentale. O meglio, a livello nazionale, perché in Lombardia noi li chiamiamo centro psicosociale o centri psicosociali. Ecco, questo secondo me è qualcosa che andrebbe anche un pochino superato, ecco, perché se tu passi il Po, i nomi cambiano, le persone devono anche essere favorite nella comprensione e nelle accessibilità. I nostri centri psicosociali, cioè i centri di intervento territoriale, sono i luoghi, il core, il cuore dell'intervento. E all'interno poi dell'unità operativa di psichiatria funzionano chiaramente strutture di tipo residenziale che possono avere livelli di intensità residenziale differenziati e le aree che si chiamano ospedaliere, servizi psichiatrici di diagnosi e cura, quindi dei piccoli reparti ospedalieri, che però devono funzionare in maniera continuativa ed integrata con tutto il resto del sistema. La complessità poi è ampliata chiaramente dal fatto che vi è l'unità operativa di psicologia, vi è poi l'unità operativa di neuropsichiatria infantile e le dipendenze con dei modelli che prevedono una forte capacità di tipo collaborativo. E molto lavoro bisogna ancora fare. Ecco, scusa, mi sembra, mi viene da chiederti una cosa importante. Esiste poi il tema delle strutture accreditate, cioè del privato o privato sociale che sia, che lavora in sinergia con il pubblico. Come è organizzato da questo punto di vista il Dipartimento di Salute Mentale? Cioè, afferiscono a voi anche delle strutture, appunto. Faccio un esempio, delle comunità terapeutiche gestite da privati o dal privato sociale, che dir si voglia, sempre privato è. Come si, come dire, integrano, come si integra il privato accreditato con il pubblico? Sì, no, hai detto bene. Il privato accreditato fa parte della rete di offerta dei servizi. È fondamentale però dire questo, che un elemento di quella che noi definiamo psichiatria di comunità, psichiatria di tipo territoriale, definisce nei centri di salute mentale, quindi nei centri psicosociali, per come li chiamiamo in Lombardia, i gestori, i responsabili di un percorso di cura. Ecco, perché uno degli elementi fondamentali della psichiatria territoriale è quello di cercare di garantire una continuità di cura. Ora, può accadere che un paziente seguito all'interno di un centro psicosociale o un centro di salute mentale possa necessitare di una struttura, che è una struttura, come dicevi tu, del privato accreditato. La copertura, anche economica, che non è un fatto secondario, passa attraverso l'individuazione di un progetto da parte di chi gestisce a livello dei centri psicosociali, di un progetto terapeutico, che può poi individuare l'inserimento all'interno temporizzato, con dei modelli che poi devono rispondere a dei criteri di progressione delle cure, ma in qualche modo governato, verificato, nei tempi dai servizi di salute mentale. Noi abbiamo in Lombardia molte strutture con queste caratteristiche e certamente abbiamo dei rapporti di tipo continuativo con i colleghi dell'area del privato. Diciamo che nel dipartimento che gestivo io, un'area di 600.000 abitanti con un'unica unità operativa di psichiatria, adesso diventeranno due, la rete dei servizi, come ti dicevo, aveva servizi ospedalieri, tre servizi, tre SPDC, diverse aree territoriali, Como, Cantù. Faccio riferimento alla mia realtà perché magari questo aiuta a capire meglio, a Piano Gentile, Menaggio, che vuol dire il lago, ma anche una rete di posti di residenzialità, ne avevamo oltre 70, e certamente la possibilità però di utilizzare anche le aree collegate.
strutture di tipo psichiatrico, ma anche poi strutture caratterizzate da modelli di cura rivolti a ragazzi, a giovani, giovani adulti oppure meno giovani con problematiche di dipendenza e situazioni di patologia psichiatrica. Quindi il tentativo è quello di costruire un modello che sia un modello ordinato, continuativo. Questo è il riferimento. Ecco, scusa, a questo proposito volevo farti un'ultima domanda che mi sembra molto importante riguardo all'organizzazione, cioè il fatto dell'integrazione con i servizi, diciamo, per i bambini e gli adolescenti, no? Per la neuropsichiatria infantile. C'è il tema, e su questo volevo concludere il nostro intervento, che però è molto, mi sembra la domanda fondamentale, che è quello della, come dire, della presa in carico degli esordi. Oramai l'età purtroppo di esordio dei disturbi, si è visto anche con il Covid, no? Oltretutto, si è abbassata. Ecco, la domanda che io volevo fare è come funziona la presa in carico e il passaggio tra una struttura per adolescenti e una struttura per adulti e se ci sono, ove ci fossero, delle criticità. Perché io so che in molte regioni esistono ancora delle criticità di passaggio tra una struttura e l'altra, mentre mi sembra che quello che tu stai dicendo correttamente è che c'è un flusso di continuità ed una, come dire, una unità di intenti che dovrebbe presiedere alla, diciamo, al percorso terapeutico anche in termini di età. No, questo è un problema centrale. Tutta la salute mentale, sta tensionando, sempre più le aree, di passaggio da una parte, ma anche dell'infanzia. Noi sappiamo benissimo che le patologie che poi arrivano all'osservazione devono essere intercettate precocemente, perché poi patologie iniziano a svilupparsi in età infantile. Ecco, diciamo che dentro i dipartimenti è assolutamente necessaria una frequentazione, una possibilità di parola e di lavoro comune con i colleghi della neuropsichiatria infantile e devo dire che il modello che ho presentato questo lo favorisce. Dentro il Dipartimento di Salute Mentale di Como esiste per appunto un servizio specificatamente dedicato alla individuazione, nasce come servizio per le early psychosis, cioè per i quadri di esordio è a un'età, nasce come progetto sperimentale di oltre 10 anni fa. Ha un centro in Como, in una palazzina Liberty. Perché dico questo? Perché anche c'è necessità di avere degli spazi che siano degli spazi meno stigmatizzanti, che possano accogliere in maniera più friendly, più facile i piccolini o gli adolescenti. In quell'area che noi abbiamo organizzato è presente certamente l'area della salute mentale con psichiatri e soprattutto psicologi e però anche neuropsichiatri infantili. Abbiamo poi costruito delle procedure che consentono il passaggio dei servizi di neuropsichiatria infantile, non sempre facile, non sempre agevole, il passaggio, come dicevi te, da un servizio all'altro, perché poi sono servizi molto diversi, quindi anche un problema di linguaggi e di culture. Un momento particolare che ha favorito la crescita dei gruppi sia della neuropsichiatria infantile che della psichiatria e delle aree più specificatamente dedicate, ma anche del SERT, perché ormai non c'è un ragazzino che si presenti ai servizi o nei punti di accesso che non abbia delle problematiche anche di uso o di abuso di sostanze. Questo è un lavoro a cui noi teniamo molto, abbiamo tenuto molto e con fatica credo si sia, come dire, costruito un buon modello. Peraltro, facevi riferimento al momento del Covid, i ragazzini hanno sofferto parecchio, gli accessi, come testimoniano i colleghi, ma anche gli psichiatri che spesso sono coinvolti nei servizi di emergenza-urgenza. I tentativi suicidiari, i disagi espressi, emotivi, i quadri differenziati hanno evidenziato ancora di più la necessità di un'attenzione. Laddove poi è necessario anche un momento di ospedalizzazione, devo dire che abbiamo veramente trovato momenti di collaborazione perché abbiamo, al di là delle situazioni più gravi, più di difficile intervento,
utilizzato le aree di pediatria con delle procedure molto chiare che garantissero sicurezza clinica, sicurezza trattamentale ai ragazzi, che a mio avviso richiedono di spazi che siano spazi appropriati per età, per sesso. Questo è un problema serissimo, è quello della risposta alle situazioni critiche e poi di continuità di cura di fasce di età adolescenziali e giovanili, ed è qualcosa che negli anni passati non ha avuto una risposta sempre appropriata. Quindi un lavoro comune, devo dire che i colleghi della neuropsichiatria infantile, che peraltro, questo lo devo chiarire, sono anche impegnati non soltanto sull'area dello psichico, ma anche del neurologico, perché loro sono neurologi e psichiatri. Questo magari le persone non lo sanno, ma negli anni 60 c'è stata la scissione per gli adulti fra la neurologia e le problematiche psichiatriche. Quindi io sono psichiatra e poi ci sono i servizi di neurologia. Ma nell'area della neuropsichiatria infantile è rimasta questa doppia attenzione, per cui i colleghi si occupano di interventi in età neonatologica o poi nei primi anni di vita su patologie di tipo neurologico e poi via via anche condizioni più prettamente psichiatriche. È un mondo estremamente complesso che richiede attenzione, competenze e questo ormai noi lo diciamo con forza, dei finanziamenti adeguati e questo è un tema che bisogna toccare perché tutto quello che sto descrivendo, che poi si interfaccia anche col mondo delle associazioni, oltre che del privato, con gli organizzatori politici, è un sistema complesso e che dovrebbe avere a disposizione forti risorse. Bene, direi che abbiamo dato un'idea, no, della complessità del nostro lavoro e credo che sia stato utile per chi ci ascoltava. Alla prossima, Carlo, grazie. Ringrazio, ciao.